Ed eccoci qua, carissimi amici, siamo nel famoso sacrario che mesi fa ha valicato Alessio e ha deciso di portare l'equipe di un Marvin Tour, caro Alessio. Guardate qua, carissimi amici, inizia un super percorso per arrivare a una 127 rustica, Guardate qua. Sopra una BMW. Dobbiamo attraversare, insomma, questo percorso un po' safari. È safari, guardate qua carissimi amici, una BMW nello stato di degrado e abbandono totale selvaggio. Sono scene davvero drammatiche. Guardate qua carissimi amici, il Marvin, guardate, è la diretta, attenzione, c'è una diretta pazzesca perché il Marvin si sta arrampicando su questa BMW. Attenzione, guardate qua carissimi amici, vi do un po' così la diretta, cosa vuol dire fare un Marvin Tour per chi volesse venire a fare il Marvin Tour, sempre se c'è uno scenario da documentare. Guardate qua carissimi amici, diretta pazzesca. Niente, insomma, adesso siamo sul cofano e dobbiamo passare sul tetto della BMW. Attenzione, guardate qua carissimi amici, sono immagini davvero drammatiche perché, come potete notare, c'è una vecchia Austin, prima serie, vero Alessio? Sì, 5 porte. È una 5 porte, dice Alessio, molto rara. E attenzione carissimi amici, è la diretta pazzesca qua. Dedichiamo qua a tutti gli amici di Auto Abbandonate, a tutti i miei amici che guardano YouTube, che seguono anche il grande Alessio, insomma. E sono qua, insomma, in una situazione un po' drammatica di passaggio. Guardate qua, mi devo attaccare all'albero. Guardate, avete visto? Mi sono attaccato all'albero per non scivolare. Attenzione qua, iniziamo a scorgere la famosa 127 rustica. E attenzione carissimi amici, insomma, il passaggio non è proprio facile perché ci sono pericoli in vista. E attenzione, cioè, prima il filmato l'avevamo anche fatto carissimi amici, poi a un certo punto mi sono accorto che l'audio non è partito e, insomma, ho detto qua il buon Alessio dobbiamo tornare indietro. Alessio in preda anche un forte emicrania qua. Per fortuna che il Marvin ha le medicine di soccorso. Anche nel degrado e abbandono il Marvin non si fa trovare impreparato, insomma, caro Alessio. Dai, ti ho soccorso con una bella aspirina. Attenzione qua, il Marvin deve arrivare alla 127 rustica, emozionante viaggio. Guardate qua carissimi amici, insomma, è un viaggio davvero spettacolare. Qua sotto c'era appunto la BMW. E guarda qua caro Alessio, stiamo arrivando piano piano. Mi raccomando, il paraurti. Questa 127 rustica. E adesso carissimi amici vi facciamo vedere il dettaglio, come dice Alessio, i paraurti, perché lui, questo modello di macchina aveva questo paraurti, questa 127, e ne hanno vendute pochissime. Guardate qua carissimi amici, insomma, immagini davvero spettacolari e drammatiche allo stesso tempo. Alessio è degrado, abbandono totale, come piace a te. Insomma, tu il Marvin l'hai conosciuto con queste parole, immagini drammatiche, degrado e abbandono. Guardate qua carissimi amici, i paraurti della 127 rustica, come dice Alessio, guardate. E sono immagini davvero mozzafiato, ma anche drammatiche allo stesso tempo, di selvaggio, degrado e abbandono. Guarda caro Alessio, intanto noi avanziamo. Il mal di testa c'è ancora Alessio, qualcosina c'è, residui. Guardate qua, insomma, una roulotte, l'abbandono totale. Insomma, qua è irrecuperabile, qua, insomma, non si viene a campeggiare. Carissimi amici, guardate, sono immagini davvero pazzesche. Abbiamo valicato il famoso sacrario, che era mesi che Alessio mi diceva vi devo fare vedere il sacrario, continuava a dirmi il sacrario. Anche il mio amico Filippo era impazzito per la parola sacrario, diceva ma cosa ci sarà in questo sacrario. E guardate qua carissimi amici, immagini davvero drammatiche. Alessio, insomma, il mal di testa ti ha fatto perdere un po' la parola. Sì. Guardate qua carissimi amici, sono momenti drammatici allo stesso tempo, perché Alessio, 127 è aperta o è chiusa? Penso sia aperta. Guardate qua, insomma, cerco di aprirla, ma è impossibile, insomma, caro Alessio, è proprio impossibile. È sigillata dalla ruggine. E qua cari amici, dai, il Marvin qua conclude, insomma, questo filmato report del sacrario, pazzesco. Il sacrario è stato valicato dal Marvin ed è sempre una traccia di storia, caro Alessio, che ci portiamo. Carissimi amici, qua inizia il percorso all'incontrario. E come dico sempre
e come dico sempre al Marvin qui nei nostri messaggi, nella nostra, in questo posto non avevo mai messo nessun filmato volontariamente per la storia, perché ho ricostruito tramite un abitante del luogo la storia che è questo posto. È una signora che è rimasta prima, ha perso il figlio in un incidente stradale e dopo il marito, dopo pochi anni il marito, lei ha messo il lucchetto al cancello, è sparita, ha voluto dimenticarsi tutto. Dimenticarsi. Guardate qua, carissimi amici, intanto concludo qua l'immagine dal sacrario, immagini mozzafiato, drammatiche, allo stesso tempo emozionanti, suggestive, diaboliche, sconvolgenti. Sconvolgenti. Adesso dimmi qualcosa, nuovi aggettivi, ci vogliono nuovi aggettivi, non solo drammatiche. Non ho parole, perché è un posto che lascia senza parole. Senza parole, qua il Marvin vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo tour. Niente, voglio salutare anche il mio amico Alessio di Viterbo. Alessio, sei con me in questo momento. Ciao a tutti e a presto.